Armada Locator 104 è uno sci polivalente per chi ama la polvere ma vuole uno sci ottimo anche in salita, con un raggio di 22 metri e 104 mm al centro nella lunghezza di 178 cm. Costruzione con nucleo in legno di caruba, R75 sidewall inserti in titano e sotto l'attacco rinforzi con fibre di carbonio. I sci hanno un profilo tip and tail rocker. Per me il locator dell'Armada è stata la vera sorpresa di questi test. Mi è piaciuto veramente tanto, una bella novità. La versione sotto 100, sotto il piede, mi è piaciuta ancora di più. Però anche questo è un buon compromesso, soprattutto è davvero leggero anche in salita e sotto il piede sembra quasi di non averlo. E in neve fresca galleggia molto bene. È uno sci maneggevole, secondo me adatto a chi si sta approcciando a neve fresca e chi vuole uno sci comunque abbastanza semplice. È uno sci che si comporta bene a livello di galleggiamento e è molto maneggevole, bilanciato nelle curve. Sulla pista e in generale comunque dove un po' più duro si fa un pochino più fatica a avere delle risposte dallo sci, però in generale comunque secondo me è un ottimo sci, divertente. Come sempre Armada dal mio punto di vista non delude, un ottimo sci, può essere pensato per un buono sci alpinista che predilige la salita, che predilige la discesa, scusate, piuttosto che la salita. Ovviamente un 104 ha un ottimo peso, rapporto peso sciata è fenomenale, è un ottimo 104, risponde molto bene su nevi fresche e sulle curve strette e medie c'è sempre, ti aiuta, non è uno sci che ti crea grossi problemi. Sul raggio lungo in neve fresca ovviamente è sempre un 104 e offre ovviamente i limiti delle sue misure. Sulle nevi rotte è uno sci che su tutti i raggi di curva c'è, ti aiuta sempre. Sulle nevi molto dure, sugli spigoli, bisogna un attimino impegnarsi. Mi sono divertito tantissimo a sciarlo. Non lo senti nei piedi, ma è presentissimo, leggero. Ho fatto qualche salto in fase aerea, si comporta da Dio, in atterraggio è stabile. Mi è piaciuto tantissimo nel tritato, non me l'aspettavo, perché non mi aspettavo avesse questa struttura progressiva, pastosa. Mi piace, è un bel missilino e da sciare in tutte le condizioni. Diciamo che è per uno sciatore molto molto potente, manca un pochino in struttura, per il resto molto molto piacevole. Un bello sci montato shift, perfetto per fare freeride. Se invece si monta un attacchino diventa uno sci perfetto per pellare, fare delle gran belle gite anche di scialpinismo.